parentesi tonda. L'aspetto politicamente, istituzionalmente è gravissimo, perché i carabinieri, che dovrebbero essere il culto della quattro carabinieri entrano dentro e, a prescindere, no, dai reati che possono trovare, la prima cosa che fanno, che pensano, ti ricattano. Porca miseria, ma questo è un fatto grave che riguarda altri apparati dello Stato, le forze dell'ordine. Mi farebbe piacere che qualcuno ai massimi livelli delle forze dell'ordine, dei carabinieri, si esprimesse a tutela della garanzia del decoro di queste istituzioni, di cui noi ci vogliamo e ci dobbiamo fidare. Arriverà, vedremo. Ho detto, ma una persona che politicamente ragiona in questo modo, che sa che non può più essere, ma ciò nonostante, no, va avanti, mettendo a repentaglio tutto, e tra l'altro nelle ultime diapositive di tempo, pochi giorni fa, è una bufala, non esiste Filmino, e noi forse a crederti, sai, sono tempi un po' duri su queste cose, quindi magari volevamo credere al complotto, ma quale complotto? C'è il Filmino, ce ne sono altri, c'è una relazione che dura nel tempo, ma tu questo l'hai detto, ti sei cacciato in un vicolo cieco di dimensioni politicamente inaccettabili. E come ragiona uno così che fa la politica? Allora sono andato a vedere un pochettino su quello che, no, un cittadino ignorante può capire. La Regione Lazio promuove sotto la tua presidenza il progetto Trasparenza, no? Quindi un rapporto sulle retribuzioni. Vediamo un po' com'è questo rapporto sulle retribuzioni. Guarda qua, Regione Lazio, questo è tuo, è la tua novità, quello di dare la trasparenza delle retribuzioni della dirigenza. E allora ci guardo un attimo con superficialità, con ignoranza praticata e col limite di un comune cittadino. Sotto le strutture di diretta collaborazione, ecco che abbiamo l'ufficio stampa che costa 450.000 euro. Direttore Lazio Formazione, 150.000 euro. Responsabile ufficio stampa, ma pensavamo che il direttore potesse assolvere da solo questo, no, c'è un responsabile che prende 150.000 euro lordi, capo redattore ufficio stampa e grandi eventi della comunicazione altri 150.000 euro. Ora viene da chiedersi, ma che serviranno tre persone con 450.000 euro più tutte quelle che gli stanno sotto, ma questi sono solo dirigenti, quindi non si vede, no, quello che c'è sotto, a che serviranno? Anche perché quando la fai il grande evento, la stampa arriva da sola, e che ci sta a fare un anno questa gente per fare veline? Voi lavorate bene, vedrete che quando ci sono notizie, ma poi si scopre che c'è, ad esempio, sono 14 pagine, sono 14 anni di righe fitte, di funzionari, dirigenti, botte da 200.000 euro lordi, 150.000 euro, facciamo un caso di per tutte le 14 pagine, no? Si arriva a pagina 13, direzione regionale, beni e attività culturali, sport, l'assessorato allo sport, cultura e sport. L'assessore, prescindiamo dai nomi, non ci interessano i nomi, beh, questa qui è una scelta politica, i nomi sono a seguire, quindi chiunque sia ci va bene. È il fatto che ci sia il ruolo che non ci va bene. 200.000 euro per l'assessore lordi. Poi l'assessore c'ha 5 aree, c'ha 5 ministri, no? E onestamente mi sembra un po' la moltiplicazione dei bagni e dei pesci, parlando da ignorante. C'è alla fine l'intervento per lo sport, 102.000 euro, 282 euro e 10 centesimi. Poi si scorre di un'altra pagina e putupum, in questo gioco di sinonimi, sembra vocabolario dei sinonimi questo elenco, abbiamo poi la pagina successiva, un po' separato, ecco che dopo l'assessore allo sport, dopo il responsabile di area che si chiama appunto per l'area interventi per lo sport, cioè l'esecutivo, abbiamo niente poco di meno che l'agenzia regionale per lo sport, Agensport, 108.705 euro.
con questi costi della politica, quindi la questione è politica, e con questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, si coglie una specularità nell'irresponsabilità di gestire questioni che da personali completamente assolvibili dal punto di vista personale e un'occasione anche per promuovere una nuova cultura della laicità dello Stato diventano di piena irresponsabilità politica. E qui forse la cosa più dolorosa, la quarta questione, che è la questione morale. Però sulla questione morale, Piero, io non c'ho niente da dirti. Chi può parlare meglio di me è una persona che conoscevamo tutti quando eravamo giovani, siamo coetanei. E questa persona si chiama Enrico, non c'è da 25 anni. A me personalmente manca tanto e so che il mio dovere è quella di spingere avanti in qualche volta, in qualche modo, nel mio micro minimo, e portando rispetto a questa persona a cui ho voluto e voglio bene, penso che sulla questione morale possa dire meglio lui. Ed è solo per questo che mi permetto di associare un filmato di questa persona in coda a questo. Ciao Enrico.